Buongiorno, buongiorno da questo spettacolare panorama qui a Crotone. Sono le 5:16 circa del 17 maggio 2016. Siamo praticamente a ridosso della spiaggia, a pochi centimetri direi dall'acqua che dovreste sentire, almeno sentire, perché il profumo che invece sento io è spettacolare, sublime direi. La spiaggia non è pulitissima, è sempre un mare che porta detriti, ma d'altra parte Peppiniello Vallone ha altri cazzi per la testa in questo periodo. In qualche modo vuole restare in comune e quindi le energie le impegna in altro piuttosto che pensare alla, molte virgolette, sua città, perché se quello che si trova in riva può essere portato dal mare, questa sporcizia invece, chiedo scusa ma poi non resisto, sicuramente è vecchia e potrebbe essere pulita, visto che siamo a metà maggio e a Rimini è riccione, come canterebbe il buon nostro paesano Vittorio Rocca. Il mare sarà pure sporco, ma le spiagge almeno sono pulite già da molte settimane fa. Qui invece ancora conviviamo con questo e non credo che sia tutta roba di stanotte. Vedete? E non è una spiaggia isolata, abbandonata, nascosta. Siamo in pieno centro cittadino, a ridosso delle case, in quella che fu forse la spiaggia più famosa, Lido Tricoli, negli anni che furono, a due passi da piazzetta Rino Gaetano, dalla statua di Rino Gaetano. Cioè anche solo questa scalinata, questo piccolo anfiteatro, chiamiamolo come volete, in queste condizioni è un qualcosa di vergognoso, cioè è un qualcosa di vergognoso che arrivino a breve turisti e trovino questa struttura, questa scalinata in queste condizioni, anche con i rischi che possono correre dei bambini se ci cadono, con fili, non so se ci passa anche correndo, e cose in questi fili scoperti in questo modo. È vergognoso, perdonatemi il passaggio ad altro, ma neanche lo sapevo, registrando, guardate un po' cosa c'è, non so se è solo una propaganda o è la sede del Movimento 5 Stelle a cui in parte appartengo, ma al quale mi sono leggermente allontanato, ma lo spirito grillino rimane. Ecco, speriamo che almeno tra un mese ci sia aria nuova nella città di Pitagora, umiliata, distrutta da una classe politica non solo incompetente, ma anche ladra. Perché l'incompetenza io la posso pure capire per certi versi. D'altra parte, se uno ha una famiglia di 600 persone ed è un coglione, viene eletto, ha il merito che il padre e il nonno ci davano. E quindi fortunato lui, insomma, che ha questo capitale da poter investire. Sentite il mare? Però i ladri no, i ladri no, i ladri non li sopporto proprio.
I ladri devono stare in carcere, non in piazza Resistenza, perché lì non hanno nulla da fare. Un pallone? Potrei recuperarlo quasi quasi. Magari mi faccio male, eh. Le piattaforme che ci terremo a vita grazie a Renzi. Contenti, eh? Siete stati al mare quella domenica? Era bella l'acqua quella domenica? E bravi, adesso vi terrete questo bello spettacolo. Queste piattaforme che forse adesso non estraggono un cazzo, resteranno qui, non saranno smontate e ce le terremo a vita. E voi tutti felici e contenti che siete stati al mare come aveva detto Renzi. E siamo arrivati sulla famosissima passerella di Crotone. Anche su questa il nostro Vittorio Rocca ci ha fatto una canzone. Lui fa canzoni su tutto, mitico, mitico, mitico Vittorio. Intanto vedete, c'è un piccolo accenno di costruzione dei lidi a fine maggio, quando secondo me dovrebbero essere pronti, visto il clima che abbiamo, già ad aprile, e magari sfruttare il turismo dalla Germania, dalla Danimarca, dalla Norvegia. Vabbè, ma chi cazzo sono io, la terza media c'ho. Beh, 7 minuti e 35 di girato. Vi sarete già rotti i coglioni. Mi avvicino ai portici. Buona giornata dal mare più bello del mondo.